Amiche, amici di Rossini TV, siamo ad Urbino per l'edizione primaverile, la Spring Edition del Career Day, questo appuntamento che mette in collegamento aziende del territorio e non solo con studenti e laureati dell'Università di Urbino. Un momento fondamentale nel percorso dei ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro, un percorso che naturalmente prevede anche degli altri momenti, ma la giornata di oggi è una giornata dedicata agli incontri in presenza. È un successo il fatto di essere riusciti a mettere assieme studenti, laureandi, diciamo, studenti, studentesse e imprese. E il fatto che abbiamo dall'anno scorso fatto due eventi, quindi questo primaverile e quello autunnale, è anche un segno che si sentiva questa esigenza, insomma, da parte delle imprese che stanno trovando, da quello che capisco, anche qualche difficoltà nel reclutamento di persone da inserire nei propri organici. Quindi, diciamo, questa è un'altra opportunità, ecco, gli diamo un'altra opportunità sia alle imprese, ma insomma il mio interesse è soprattutto per i nostri studenti e le nostre studentesse. Abbiamo fatto 3 colloqui, sono andati tutti abbastanza bene, sono felice e penso che sia una bellissima possibilità per i ragazzi questa di potersi interfacciare con più realtà, più ditte, capire cosa cercano, non cercano, quindi per ora molto bene, sono molto contenta. È interessante perché qui ci sono tante aziende sia del territorio che non e si possono già iniziare magari a stringere dei contatti che possono essere importanti appunto per un futuro. È un dato di fatto ormai che già da qualche anno abbiamo un panorama di aziende che varia dalle realtà locali fino ad arrivare a multinazionali diffuse e conosciute in tutto il mondo. E sono loro che vengono a cercarci e apprezzano questo tipo di interazione che offriamo loro. E per quanto riguarda i giovani, sono sempre più preparati, sempre più motivati e sempre più coinvolti anche nelle attività che noi mettiamo loro a disposizione nei giorni precedenti il Career Day. Workshop, laboratori di orientamento, come rafforzare la propria strategia nell'affrontare il colloquio. Emergono delle volontà da parte loro che vanno nella direzione di arricchire il proprio bagaglio per far sì che vengano offerte anche delle proposte alle aziende innovative. E questo le aziende lo percepiscono. E infatti emergono continuamente nuove posizioni, nuovi profili e i ragazzi di questo sono entusiasti.